Ha fatto tappa nel comune di Campagna il roadshow Sì Saggio Guida Sicuro, giunto alla sua nona edizione, che punta a stimolare la discussione, la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, scuole, enti locali e forze dell'ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada. Presso l'aula consiliare del Comune di Campagna sono saliti in cattedra Alberto Giorgio, comandante della Polizia Locale del Comune di Campagna, il capitano Giuseppe Dispensa, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Eboli, e Ademinieri, vicepresidente dell'Associazione Meridiani e responsabile scuole del progetto Sii Saggio Guida Sicuro, ad impartire il giusto insegnamento agli studenti degli istituti di primo e secondo grado campagnesi per una guida corretta e responsabile. A ricevere gli studenti, i docenti, Roberto Monaco, sindaco di Campagna, Amoruso Adele, assessore alla sicurezza e protezione civile comune di Campagna, e Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio Regione Campania. A coordinare i lavori Maria Santoro, vice sindaco di Campagna. Beh, in generale ai giovani, nella fattispecie però si rivolge agli studenti, che sono uno straordinario veicolo poi degli argomenti anche all'interno delle famiglie. Un'opera meritoria dell'Associazione Meridiani, che da anni conduce sul territorio questo straordinario momento di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Qual è il ruolo che giocano gli enti pubblici, gli enti comunali per la sicurezza stradale? Beh, intanto gli enti pubblici, in quanto istituzioni, ovviamente dialogano con le altre istituzioni, polizia municipale, polizia stradale, carabinieri, eccetera, perché tutti insieme naturalmente si crei una rete che è fatta, per quanto ci riguarda naturalmente, soprattutto di sensibilizzazione, nell'altro caso invece di controllo. Sta venendo fuori un discreto lavoro di sensibilizzazione, soprattutto della fascia giovanile. Ottimi riscontri, università, scuole, istituzioni pubbliche, comuni, tutte le componenti coinvolte in questo progetto stanno facendo ciascuno la propria parte e ciascuno con un ruolo specifico. I luoghi della formazione e della scuola sono quelli più importanti, perché i maggiori rischi sono proprio nella fascia di età giovanile, quella, per capirci, dei freschi patentati o dei prepatentati, perché sono quelli che pensano poi alla fine che il mondo sia, che siano immortali sulla terra, invece non è così. I giornali sono bollettini di guerra per le vittime di incidenti stradali e sono tragedie per chi le subisce e per le famiglie, per cui questo lavoro di prevenzione fatto con le forze dell'ordine e le autorità di pubblica sicurezza, la polizia stradale, i vigili urbani, il lavoro fatto con i sindaci e con le amministrazioni che conoscono bene le caratteristiche e i rischi del proprio territorio, la necessità di investimenti e di infrastrutture, quelli fatti con i dirigenti scolastici e con il corpo docente, e soprattutto quelle che vanno dirette ai ragazzi, hanno un valore immenso, perché anche salvare una vita umana vale la pena di questo lavoro che si sta facendo. Questo progetto nasce da una mia iniziativa sulla legge di stabilità per il 2022, e da cui è scaturito un protocollo d'intesa tra ANCI e Comune, tra ANCI e Regione, chiedo scusa, e poi ha dato luogo a questi cicli formativi, che non sono delle prediche noiose, perché abbiamo anche messaggi anche snelli da parte di attori anche dello spettacolo. Gigi e Rossi in particolare hanno fatto un bellissimo film promozionale. Andiamo avanti per cercare di dare un contributo e per dare degli indirizzi che possono essere utili a salvare vite umane.